Lavoro a porte chiuse con un'ampia razione di tattica. Questo pomeriggio a Zingonia per l'Atalanta, l'antivigilia del match a salvezza interno contro il Lecce. Colantuono è pronto a sfornare alcune novità nell'undici titolare, probabile con il rientro di Denis, che opti per il tandem d'attacco composto dal Tanque e la Gabbiadini. Inoltre bisogna provvedere a sostituire gli squalificati Consigli e Cigarini. Pronti in questo caso sono Frezzolini, oggi però fermo ai box per un attacco influenzale, ma dovrebbe farcela, e Brighi, che finalmente sembra aver ritrovato la condizione fisica. Oltre ai lungodegenti Capelli e Bellini, ancora out invece Ferri, a sua volta vittima dell'influenza, e soprattutto Bonaventura, che dopo aver rimediato una distorsione alla caviglia sinistra si è sottoposto a delle terapie e dunque non dovrebbe essere convocato per la sfida di domenica. La formazione anti-Lecce nella versione 4-4-2 potrebbe dunque vedere l'eroe di Palermo Frezzolini tra i pali, con Raimondi e Peluso esterni bassi, Lucchini e Stendardo centrali difensivi, Schelotto e Morales esterni alti, con in mezzo Brighi e Carmona, davanti invece, come detto, Denis e Gabbiadini. Sul fronte giallorosso Mister Cosmi potrebbe invece varare un 3-5-2 con Giulio Sergio tra i pali, Oddo, Esposito e Tomovic in difesa, Quadrado, Giacomazzi, Blasi, Bertolacci e Brivio a centrocampo e il duo Muriel Di Michele in avanti. Possibile nel corso del match anche l'utilizzo di Božinov. Salentini particolarmente insidiosi fuori casa, dove hanno conquistato ben 11 dei 17 punti che si ritrovano in classifica, a testimonianza che per i nerazzurri la gara sarà tutt'altro che in discesa. Un eventuale successo però, visto anche lo scivolone per 3-2 del Cesena all'Olimpico contro la Lazio nell'anticipo di ieri sera, porterebbe la truppa di Colantuono ad ampliare addirittura 9 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, 10 se si considera l'esito degli scontri diretti.